Sottolineano in una conferenza stampa la notevole difficoltà ad operare i consiglieri dei vari gruppi minoritari all'interno del Consiglio Comunale di Campobasso. Lo fanno il giorno dopo l'approvazione da parte della maggioranza in Consiglio dei regolamenti e delle aliquote relative alle due tasse comunali, la TASI e la TARI. Abbiamo in Italia una tassazione estremamente elevata, una tassazione poi che sulla casa è ancora più pesante e diventa insopportabile per molte fasce di reddito e per molte categorie svantaggiate. Anche in merito alla TASI e alla TARI si è deciso di approvare un piano finanziario che ha portato al massimo tutte le aliquote applicabili dal Comune. Noi chiedevamo in sintesi una cosa molto semplice, fatto salvo che l'imposizione fiscale è di carattere nazionale e quindi diventava difficile sottrarsi, però il Consiglio Comunale, la Giunta in modo particolare e il Sindaco nello specifico potevano entrare nel merito, magari approntando un bilancio di previsione e magari andando a tagliare qualche spesa, qualche spreco che ci avrebbe permesso come Consiglio Comunale di poter ridurre quelle aliquote. Fatto ancor più grave che in assenza appunto di un bilancio di previsione non è stato possibile da parte anche nostra dell'opposizione poter fare in modo che alcune detrazioni venissero applicate, perché il paradosso del paradosso è questo: se avessimo applicato delle detrazioni a chi ha dei figli a carico, a chi è possessore proprietario solo della prima casa, avremmo dovuto inasprire la tassazione di un altro 0,8 per mille a tutti gli altri residenti, a tutti gli altri cittadini. E allora si capisce bene come l'assenza di un documento così fondamentale, ovvero il bilancio di previsione, tassa tutti nella stessa maniera, in maniera orizzontale, penalizza tutti nella stessa maniera, ma soprattutto penalizza tutti al massimo. Questa è la cosa grave. Quindi l'amministrazione non ha assolutamente lavorato e ha fatto la cosa più semplice: ha messo le mani nelle tasche dei cittadini per poter coprire le proprie spese.